differenza c'è secondo voi tra questi? Quasi 3 euro per una confezione di questi contenenti dei conservanti, circa 1,50 euro per un plum cake sano per la colazione. Scoprite come sono arrivata a questo risultato. 60 centesimi di uova, 50 centesimi circa un vasetto di yogurt e pochi altri centesimi di ingredienti facili da avere in casa come lo zucchero, la farina, del lievito e un po' di olio di semi. 180 gradi, preriscaldiamo il forno, ventilato. Imburriamo e infariniamo una teglia da plum cake. Io utilizzo questo stancante, mi trovo bene. Se vi interessa, il link lo trovate in descrizione. Mettiamo un po' di farina e andiamo a ricoprire la superficie con la farina. Ci servirà un po' di scorza di limone o di arancia, quella che ci troviamo in casa per aromatizzare lo zucchero. Quindi io la prendo direttamente da qui. Vi ricordo di evitare di prendere la parte bianca della scorza di limone perché conferisce un sapore un po' amaro. Invece gli oli essenziali si trovano esattamente sulla buccia. Aggiungiamo 10 g di zucchero semolato. Posizioniamo coperto il misurino e polverizziamo per 10 secondi a velocità 7. Ecco lo zucchero a velo con la scorzetta di limone ben grattugiata. Vi assicuro che l'odore è buonissimo. Aggiungiamo l'altro zucchero, quindi quello precedente, i 10 grammi di prima, mi servivano semplicemente per grattugiare la scorzetta di limone. Adesso invece gli altri 120 grammi di zucchero ci servono proprio per dare il sapore dolce. Due uova successivamente, che, come ho detto in diversi altri video, possiamo aiutarci con il bordo del coperchio. E due uova intere. Chiudiamo il misurino e per un minuto ruotiamo la manopola alla velocità 4. Proseguiamo mettendo 220 g di farina, diciamo avendo sempre la bilancia a portata di mano anche velocemente verso 65 g di olio di semi di mais, chiede la ricetta. Io a casa non mi trovavo l'olio di semi di mais. E quindi quello che sto usando, ve lo faccio vedere, è di girasole, che va bene uguale. 85 grammi di yogurt magro, che più o meno corrisponde a un vasetto. Ora, se ci piace un po' più cremoso, poco più, poco meno, diciamo non ci crea problemi. Proseguiamo con un pizzichino di sale. Chiudo e per 40 secondi velocità 4. Una bustina di lievito di vanigliato per dolci e altri 10 secondi amalgamo tutto a velocità 4. Trasferisco l'impasto nello stampo preparato in precedenza.
Pronto per essere infornato a 180 gradi per 40 minuti circa. Nel frattempo che il plum cake cuoce, voi iscrivetevi al canale e il boccale lo andrò a pulire con l'autopulitura Bimby. Quindi, dopo aver messo l'acqua a metà boccale, così sporco per com'è, chiudo e imposto la pulizia dai superpoteri. Il video completo di come si pulisce il Bimby lo trovate tra i miei video nei segreti del Bimby. Passati 40 minuti, sforniamo e il plum cake è pronto. Lo lasciamo raffreddare e lo mettiamo su un piatto da portata. Una volta ben raffreddato, si stacca facilmente e lo vado a mettere su un piatto da portata. Spolvero con un po' di zucchero a velo. Il plum cake per la colazione della mia famiglia è pronto. E voi potete guardare gli altri video per scoprire gli altri segreti del Bimby.